Salute sessuale. Quando la coppia deve iniziare a preoccuparsi? La salute sessuale è un argomento molto complesso perché non coinvolge solamente gli aspetti organici ma anche gli aspetti emotivi. In realtà io quando parlo di una coppia intendo una condizione in cui c'è una stabilità all'interno per quanto riguarda gli aspetti psicologici, ma qua parliamo di preoccupazione perché intervengono delle condizioni fisiche che vanno in un qualche modo a alterare gli equilibri. In particolare per l'uomo molto spesso i primi sintomi sono quelli di un deficit dell'erezione o del mantenimento dell'erezione, e nella donna viceversa, soprattutto con la menopausa, iniziano a esserci delle problematiche legate alla difficoltà durante la penetrazione, dolore, fastidio, comparsa di cistiti, e questi sono segnali che non devono portare la coppia a rassegnarsi o a smettere di avere rapporti intimi, ma devono portare l'uomo dall'urologo a controllare gli organi che possono essere coinvolti in questo processo e la donna dall'uroginecologo per cercare di chiarire l'origine di queste problematiche e ovviamente risolverle.